Allora, Matarrozzo, tre punti davvero pesanti, una giornata per voi super, insomma il Multedo frena, battete una diretta concorrente al vertice e vi riavvicinate alla vetta. Tre punti pesantissimi, ma più dei tre punti io vedo una grandissima maturazione della squadra. Stiamo crescendo, stiamo continuando a capire la categoria, che è una categoria, continuo a dire, difficilissima. Contro di noi tutti giocano al 150%. Primo tempo con grande onestà abbiamo sofferto, ma da sicuramente squadra matura. Secondo tempo siamo usciti e abbiamo vinto, ma mancano 25 partite, è lunghissima, c'è da lavorare tanto. Ecco, l'hai detto tu, la parola chiave di oggi forse è sofferenza, come è stata città di Savona, che ho già abituato nelle ultime partite, sempre combattute, sempre decise fino alla fine, però sì, state trovando una nuova maturità, una nuova consapevolezza. Oggi è una partita difficile che nel secondo tempo, però con l'uomo in più soprattutto siete riusciti a cambiare, a gestire, forse avete avuto anche un po' di paura nei primi 45 minuti. Io più che sofferenza comincerei a chiamarla maturità. È sicuro che all'interno dei 90 minuti bisogna concedere qualcosa agli avversari, certamente contro squadre di questo livello, e le squadre che non hanno frenesia, le squadre che sanno aspettare, sono le squadre che poi tendenzialmente vincono le partite. Quindi sicuramente sofferenza, ma che è una condizione naturale di una partita, ma io direi più maturità. È un gruppo questo che insomma ricalca gran parte di quello che ha disputato la passata stagione, quest'anno sicuramente altre condizioni e l'entusiasmo si incomincia a percepire in maniera tangibile anche all'interno del campo. Guarda, io ti dico che l'entusiasmo c'è dal 7 agosto, non l'abbiamo mai perso al netto dei tanti discorsi che si sentono da fuori, sta crescendo, ma sta crescendo in maniera umile. E oggi fatemi fare un saluto al super grande mister Manno Frumento, che è sempre vicino a noi.